Monsignor Lucio Sembrano e attraverso le considerazioni anche letterarie della professoressa Adele Tirelli, noi viviamo un momento che racchiude appunto questi momenti che abbiamo detto. Viviamo un momento spirituale, fraterno, un momento culturale e morale. C'è la relazione di Don Lucio intercalata da alcuni interventi di parti importanti della Bibbia, naturalmente sempre in lingua napoletana, la traduzione di Don Matteo, e il nucleo quasi centrale anche cronologicamente del nostro incontro sarà il Vangelo dell'Annunciazione, che questa chiesa cattedrale antica è dedicata all'Annunciazione, al termine del quale ci sarà anche un canto, poi qualche altra considerazione e la conclusione dell'Arcivescovo. Ringrazio tutti quanti voi, a partire dall'Arcivescovo, per l'interesse e la buona volontà e la partecipazione con cui avete accolto questa iniziativa. Non svelo nessun segreto se vi dico che da quando, qualche mese dopo la venuta dell'Arcivescovo in diocesi, ci incontrammo a una manifestazione a Vico Equense, e c'era pure Don Matteo, e parlammo di questa iniziativa. Adesso lui la vede dall'altra parte. Va bene? Prepariamoci allora anche un dono di grazia che il Signore ci dà attraverso questo ascolto.